Una calorosa accoglienza, anche senza il picchetto d'onore causa Covid, è quella che la cancelliera Angela Merkel ha riservato all'amico Mario Draghi, che in prima battuta ha evocato le profonde ragioni di amicizia fra Italia e Germania. Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo e solido. La cooperazione così stretta non è una sorpresa, basti pensare che il primo paese per turismo in Italia è la Germania, la seconda comunità italiana più popolosa del mondo è in Germania con 1 milione di persone. Le due industrie manifatturiere sono le più grandi d'Europa e sono fortemente complementari. Abbiamo affrontato anche un argomento che è all'ordine del giorno al Consiglio europeo, cioè il tema della migrazione. La dimensione esterna dell'emigrazione, in questo contesto ovviamente c'è la situazione di alcuni paesi di origine dei migranti, la Tunisia come la Libia. L'Italia, e per questo la ringrazio, ha preso molte iniziative politiche per trovare una soluzione in Libia. Mercoledì avremo un'altra conferenza operativa sul processo di Berlino, a livello dei ministri degli esteri. Ma l'Italia è il paese che ha messo in campo tantissime conoscenze, molte energie per la soluzione della questione libica. Per questo la ringrazio molto. È la prima volta che Mario Draghi giunge a Berlino in veste di presidente del Consiglio italiano.